effettivamente abbiamo che il periodo in cui avvengono, abbiamo più incendi è il periodo tra giugno e settembre. La cosa importante però è andare ad analizzare le cause. Le cause possono essere diverse, possono essere dolose, emotivi anzi, possono essere dolosi, colposi oppure naturali. Quest'ultima causa però è una causa residuale, in realtà la maggioranza degli incendi è di tipo doloso o colposo. Si hanno gli incendi di tipo accidentale quando colpevolmente ma non volontariamente, per esempio un contadino brucia le stoppie e al di là delle sue intenzioni l'incendio si espande anche al bosco circostante, anche se è suo, è di sua proprietà. Mentre volontario, quando per divertimento o per un interesse di profitto si appicca l'incendio a una zona che è considerata boschiva o è dichiarata boschiva. Vista l'importanza e l'incidenza del fenomeno degli incendi boschivi, il legislatore ha sentito la necessità nel 2000 di introdurre un nuovo articolo del codice penale, il 423 bis, che punisce sia i comportamenti relativi agli incendi boschivi dolosi, volontari cioè, e gli incendi boschivi colposi. Questo nuovo reato è stato introdotto a protezione di un patrimonio boschivo che è un patrimonio di tutta la collettività. Quindi dal 2012 al 2015 passiamo dal 69,5% dei procedimenti per incendi dolosi al 72,2%. Questo incremento del numero di procedimenti per incendi dolosi non è legato a un aumento degli incendi, ma quanto a una maggiore considerazione del fenomeno e anche a delle maggiori capacità investigative e quindi alla scoperta di questi fenomeni. Nonostante si sappia che tutti gli anni avvengono incendi, questi continuano a prodursi, ma non è importante solamente il numero dei casi che avvengono, ma anche la superficie che viene interessata dal fuoco. Per regione è interessante fare una specie di classifica delle note dolenti rispetto agli incendi. Quelle più interessate sono la Sicilia, la Puglia e la Campania negli ultimi anni. Qual è l'identikit dell'imputato per incendio doloso o colposo? L'imputato è generalmente un maschio, solamente il 10% dell'imputata è donna. In più abbiamo una frequenza maggiore degli imputati di età compresa tra i 35 e i 39 anni. Cosa differente rispetto agli altri reati, abbiamo una presenza di imputati con un'età più avanzata, anche con classi di età più avanzate. Nonostante il numero di incendi sia notevole tutti gli anni, la buona notizia è che la superficie boscata nazionale aumenta anno per anno.